Allo Juventus Training Center di Vinovo si sfidano Juventus e Milan, sfida valevole per la prima giornata della pole, scudetto della Serie A femminile team. La Juve vuole fortemente i tre punti per evitare la fuga solitaria della Roma. Poi Grimshaw di nuovo ad allontanare eventuali pericoli. Gama. Poi arriva Bonansea dentro l'aria. Bonansea! Giuliani con il piede a dire di no all'attaccante, che si rialza e recupera il pallone. Lo scarica per Bierenstein. Bierenstein si mette il pallone sul destro. Si immola Nowen. Prova a riaffacciarsi la Juve con Bonansea che mette il turbo. Semina due avversari. Si allarga sulla destra Nystrom. La riceve adesso la palla Nystrom, che carica il destro! E palla che sibila l'incrocio dei pali. Che esplode. Gran destro velenoso sul palo lontano che esce di un niente, che proverà a mettere in mezzo questo pallone con il destro, allontana la Juve, arriva Andersen, ribattuto il pallone, Dubkova allarga per Trigge, Andersen che rimette in mezzo, Dubkova con l'esterno destro cerca il numero dentro l'aria, palla che sibila il palo alla sinistra di Perro Magnano, non c'è deviazione. Va da Mascarello però Andersen, Mascarello dall'altra parte a cercare Grimshaw dentro l'aria, travolta da Perro Magnan ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Milan ai danni di Grimshaw se non andiamo errati. Alla ricerca del decimo gol in questo campionato. Piemonte contro Perro Magnan. 28 minuti sul cronometro, va Piemonte con il destro, palla alta sopra la traversa, fallisce il penalty Piemonte. Un errore che arriva dopo tantissime. La tiene lì Salvai, Piemonte, cross passo, si salva in qualche modo la Juve, ma recupera palla nuovamente Piemonte, non fa uscire il pallone, Piemonte! E in qualche modo la Juve si salva. Forse con una respinta di Gama che si era immolata davanti a Perro Magnan. Che chance per il Milan, non è finita. Una volta perso e poi ha dovuto impegnare severamente Perro Magnan. Non c'era la deviazione di Gama. Nystrom. Bierenstein mette il turbo, entra in aria Bierenstein, la palla sul destro! È un gol favoloso da parte di Linet Bierenstein. Al minuto numero 56, la Juve in avanti. Lascia sul posto Goscia, entra in aria, si apparecchia la tavola mettendo la palla sul destro e col piatto trova il palo lontano per il gol dell'1-0 Juve. Fiammata della Juve con Linet Bierenstein al nono gol in questo campionato. Palla dentro per Tomà da parte di Nowen. Tomà spalla alla porta, scarica per Andersen che pesca dentro l'area di rigore Bergamaschi, il cui sinistro si stampa contro il palo. Una trattenuta di Dubkova ai danni di Bonansea, qui Bergamaschi di prima intenzione. Goscia, anzi Nowen interviene, Mascarello dentro per Piemonte che controlla di petto. Piemonte prova a girarsi, Piemonte resiste alla carica, vuole il sinistro. Perro Magnan si allunga con le punta delle dita. I due avversari di Piemonte che resiste alla carica e poi si gira bene. Ed era anche pericoloso il sinistro. Ancora Grimshaw che converge, lascia la palla a Piemonte. Piemonte si porta la palla sul sinistro, calcia, respinge il muro bianconero. Poi Vigilucci da lontano dai 25 metri, cerca la sorpresa con un destro potente. Complicare i piani, preferisce difendere l'1-0, prezioso. In ottica inseguimento Roma. Palla dentro per Bierenstein, Bierenstein fino in fondo, toccata ed è calcio di rigore per la Juve proprio allo scadere dei 4 di recupero. Fallo di Goscia ai danni di Bierenstein e rigore per la Juventus. Bierenstein, altra azione ubriacante dentro l'aria, questa volta trova il calcio di rigore Linet Bierenstein. Gran giocata ad eludere l'anticipo di Goscia, la quale è costretta a metterla giù fallosamente e per l'arbitro non ci sono... È pronta Caruso, va Caruso e arriva il raddoppio Juve proprio al 95esimo minuto, quarto gol in campionato per Arianna Caruso e si chiude qua il match allo Juventus Training Center di Vinovo. La Juve batte 2-0 il Milan grazie alle reti di Bierenstein e al rigore appena calciato da parte di Arianna Caruso che trova la quarta gioia in questo campionato.